Carissimo Sergio, mi dispiace che tu non sia con noi. Ti arriveranno spesso nostre notizie perché tu possa immaginare, almeno in parte, la mancata avventura. Attraversato mezzo mondo, siamo giunti in un paese immenso e dalle mille anime, l'Argentina, terra di emigranti e di grandi spazi. Non ci sembrava di essere in un altro continente, perché tutto era così europeo. Buenos Aires è una città senza confini. Ci sono strade così larghe che ce ne vuole per attraversarle a piedi. Domenica mattina eravamo nel quartiere San Telmo e abbiamo scoperto un interessante mercatino. Nella piazza attigua si ritrovano gli appassionati per assistere alle esibizioni dei tangueros. Un tango si chiama Taconiendo, cantato por Carlos Gardel. Il colorato rione della bocca, detto anche il caminito, fu residenza dei primi emigranti italiani. Oggi è ritrovo di artisti ed è il posto dove il tango è tradizione. Nello storico locale chiamato La Ventana vengono ad esibirsi i più famosi tangueros ed è anche un trampolino di lancio per gli artisti. Le origini e gli aspetti più intimi del tango argentino ci vengono descritti dai corpi in movimento, dalle espressioni dei volti in una dimensione che sembra rappresentare la passione e la sensualità. Attraverso i tangueros si accede ai segreti dei sentimenti, esaltando la propria relazione amorosa nella danza, dolcezza, erotismo, violenza e disperazione.